Gianluca Trani, un passaggio dalla minoranza alla maggioranza. Quali sono le motivazioni che ti hanno portato a stringere questo accordo con Enzo Ferrandini? In questi giorni, in questa scorsa settimana, il sindaco ha fatto un appello, diciamo, all'unità, del paese, pacificando il territorio, vista la situazione ormai emergenziale dal punto di vista economico, sociale e sanitario. Oggi il sindaco fa questo appello dove parte del gruppo Perischia aderisce con forte senso di responsabilità per lavorare per il paese, come sempre ha fatto anche dai banchi della minoranza, dove abbiamo sempre lanciato delle proposte. Oggi è il momento dell'unione, guardare con senso di responsabilità e di umiltà al nostro territorio, un territorio che oggi dal punto di vista economico ha forti difficoltà. Noi abbiamo firmato un programma che va nella direzione di rilanciare Ischia, di guardare le grandi tematiche che riteniamo importanti per il rilancio. Quando c'è stata la rottura con parte del gruppo Perischia, perché poi in maggioranza passano soltanto tre consiglieri, che cosa è successo nel gruppo della minoranza? Beh, in realtà il progetto Perischia nasce in un momento che non c'era la pandemia. Il progetto Perischia era nato in un momento dove appunto non esisteva tutto ciò. Oggi, visto che è il momento dell'unione, noi abbiamo ritenuto dopo l'appello in modo temporale da parte del Presidente del Consiglio che dava una scadenza di fine mandato, noi abbiamo ritenuto che questi problemi e strascichi appunto sanitari che porteranno strascichi economici saranno di lunga durata, abbiamo ritenuto di aderire all'appello guardandolo in un arco temporale lungo. Quindi diciamo, si è addivenuti appunto alla firma di un accordo programmatico che è sotto gli occhi di tutti e quindi oggi ci troviamo a lavorare. Già stamattina insieme al sindaco siamo stati in alcuni luoghi del territorio e poi ci siamo confrontati su alcune tematiche che dovremmo portare avanti nei prossimi giorni per quanto riguarda gli aspetti turistici e soprattutto gli aspetti di iniziativa del rilancio e delle aperture concordate appunto con le varie categorie, perché dobbiamo lanciare anche il monito di lavorare con sinergia con tutti quanti e lanciare appunto anche dal punto di vista del marketing territoriale, uscire dai nostri confini e dare l'idea di un'isola Covid-free che oggi manca. Stiamo studiando appunto un piano insieme al sindaco e all'amministrazione per cercare di trovare delle sinergie insieme a tutti quanti e a tutte le categorie.